È stata una giornata intensa al Salone del Vino di Torino, una giornata già da sold out e ci aspettano ancora nuovi interessanti momenti tra talk, dibattiti, conversazioni. Nel primo pomeriggio c'è stata la visita del sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Sindaco, un salone che parte veramente alla grande, quindi una conferma ancora che eventi come questi veicolano sulla città e sul suo territorio i turisti. Ma noi siamo davvero contenti di questa seconda edizione del Salone del Vino di Torino. Invito davvero tutti a venire alle OGR a poter degustare i vini piemontesi. Quest'anno la regione ospite è la Valle d'Aosta e gli amici valdostani sono qui con noi. Davvero una grande e bella iniziativa in cui abbiamo creduto fin dall'inizio e che stiamo sostenendo con convinzione. Compagnia di Luca Spadon, Associazione Kluger. Un altro capitolo importante, le città del vino. Andiamo, le città europee naturalmente, andiamo a capire di che cosa si tratta. Ci sono ben 20 comuni del Gran Monferrato che insieme hanno vinto questo premio, le città europee del vino. E anche queste saranno presentati tutti i loro vini al Salone, domenica e lunedì, e si potrà scoprire dei vini molto interessanti del Gran Monferrato. È un premio molto importante che quest'anno arriva in Piemonte. Le donne e il vino sono una realtà imprenditoriale sempre più forte. Siamo in compagnia di Francesca Poggio, che è la vicepresidente nazionale del Movimento Donne del Vino. E allora raccontiamo questo stand molto rappresentativo qui al Salone del Vino di Torino. Siamo al Salone del Vino di Torino, siamo in un bellissimo, direi, monumento, proprio bellissimo, alle OGR. Abbiamo qua 15 produttrici piemontesi, raggruppiamo un po' tutto il Piemonte vitivinicolo, quindi passiamo da vini dell'Alto Piemonte a vini del Sud Piemonte, quindi insomma veramente interessantissimo. Con una, diciamo, abbiamo una possibilità di assaggio incredibile e siamo sicure di avere un buon successo per queste 3 giorni. E abbiamo portato i nebbioli dell'Alto Piemonte, vini che nascono sui suoli del supervulcano della Valsesia, quindi caratterizzati da una grande mineralità e caratteristiche molto speciali. Ho un'azienda piccolissima a Vignale Monferrato e ho portato il Grignolino, che è l'immagine del nostro territorio. E ora con Lorenzo Bertolucci parliamo del futuro del mondo vitivinicolo piemontese, un settore che, nonostante le necessità di tutelare la tradizione, investe molto anche nell'innovazione. È cambiato tanto negli ultimi decenni il settore vitivinicolo piemontese. La tradizione deve andare di pari passo con l'innovazione. Le sfide da affrontare tante, a partire dal mutamento climatico. Per colpa della siccità, l'annata 2023 è stata una delle più difficili degli ultimi decenni. Un calo del 30% fa sì che proprio l'economia della filiera non supporti quello che oggi sono anche i costi aumentati in una situazione economica veramente difficile. Ma il consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato si guarda al futuro, lo sguardo rivolto agli investimenti che facciano fronte a eventi eccezionali divenuti normalità, invasi e pozzi per fronteggiare la siccità, ma non solo. I vignaioli adesso devono imparare, se il clima sarà questo, a convivere con questo clima, quindi anche delle riflessioni sui nuovi porti innesti da utilizzare magari in futuro, sulle tecniche culturali. Noi non abbiamo ancora una grossa esperienza in merito, quindi la ricerca ci potrà comunque aiutare su questo. Ma tra le sfide da vincere ce n'è una inaspettata: la mancanza di forza lavoro. I giovani attratti sempre meno dal mondo agricolo e il settore vitivinicolo non fa eccezione. Le aziende comunque hanno investito in manodopera, quindi in formazione, e poi magari attratti da altri mondi un po' più facili, magari con non ci siano le sabato e domenica a cui lavorare, abbiamo perso forza lavoratrice. Allora si sta veramente riempiendo di folla, di turisti, di curiosi, di appassionati, di degustatori. Siamo in compagnia di Marcella Gaspardone di Turismo Torino. Allora, eventi come questi sono impattanti sulla città, un punto molto positivo a favore di Torino. Sì, sicuramente noi sappiamo che molti turisti vengono per visitare le nostre bellezze culturali della città, ma eventi come questi, che naturalmente legano l'enogastronomia al nostro territorio e quindi il vino al nostro territorio, sicuramente sono un motivo in più per venire a Torino. Un salone diffuso tra masterclass, degustazione ed eventi diffusi in tutta la città, dedicato agli amanti del vino e declinato attraverso tradizione e innovazione.